Ciao a tutti ragazzi, oggi preparerò del salmone gratinato. Potete preparare questo splendido piatto sia con del salmone fresco che con del salmone surgelato. L'importante è che facciate asciugare per bene il salmone dopo averlo scongelato o dopo averlo lavato se l'avete pulito, se l'avete acquistato fresco. Io vi consiglio anche i tranci di salmone dell'IKEA. Infatti oggi lo preparerò proprio con questo salmone dell'IKEA, in maniera tale che riusciamo a fare questa ricetta in maniera molto veloce. Se non avete tempo, è una ricetta perfetta. Andiamo a vedere come procedere. Inizio a tagliarmi finemente del prezzemolo. Tagliato il prezzemolo, lo metto da parte. Taglio anche finemente uno spicchietto d'aglio. Tagliato l'aglio, lo mischio insieme al prezzemolo. Mi affetto un mezzo limone. Le fettine le metto un attimo da parte. Ho disposto in questo piatto della mollica di pane. Se non l'avete, potete tranquillamente usare del pan grattato. Ci metto un po' di prezzemolo, un pochettino di peperoncino, oppure ci potete mettere del pepe. E ci aggiungo un pizzico di sale e stesso con le dita vado a mescolare il tutto. Ho asciugato per bene il salmone, tamponandolo per bene con della carta assorbente da cucina. Adesso ci verso sopra un filo d'olio extravergine d'oliva, lo spennello aiutandomi con questo pennellino anche sui lati. In alternativa l'olio lo potete tranquillamente distribuire con le mani sul salmone. Mi prendo una piccola teglia. Aggiungo un filo d'olio che vado a spennellare, in teglia metto delle fettine di limone, metto il salmone in teglia, aggiungo un po' di prezzemolo e aglio, copro con la mollica di pane e aggiungo qualche altra fetta di limone. Sul fianco del salmone andiamo a disporre due fettine di limone. Un goccio d'olio extravergine d'oliva e andiamo in forno. Ed inforniamo in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 12-13 minuti, anche 15 dipende dallo spessore del salmone. Passato un quarto d'ora, tolto dal forno, adesso lo vado ad impiattare. Devo assolutamente assaggiare. Raga, una bontà, provare per credere. Se vi serve una mano o se volete dare qualche consiglio, commentate il video, lasciate un like se il video vi è piaciuto, condividetelo e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!